volevo appunto chiederle di approfondire questo discorso di inconscio collettivo legato proprio al social media in sé. Il problema che sento io è il prevalere dell'immateriale sul corporeo. Cioè, c'è un'esperienza abbastanza perturbante che abbiamo fatto tutti in questi mesi. Cioè, queste riunioni online, no? Che funzionano anche su un certo aspetto. Ma, ad esempio, si parla guardando se stessi, che il se stesso che parla. Questa non è un'esperienza così da sottovalutare. Secondo me produce una sensazione di sdoppiamento, di cui non ci rendiamo quasi neanche più conto, cioè la accettiamo abbastanza normalmente, cioè è diventato un uso comune. Ma in realtà è come parlare a uno specchio. Lo specchio anticamente era considerato uno strumento del diavolo. La gestualità è diversa, la mimica facciale è diversa, il volto proprio e il volto degli altri sullo schermo è diverso, la corporeità è compromessa. Cioè a un certo punto ci si percepisce come immateriali, si comincia a percepire se stessi come un'immagine mentale. E questa è una trasformazione molto, molto grossa, molto profonda. Quindi è una mutazione antropologica. Non so se qualcuno ha visto il 2001 di Odissea nello spazio, in cui all'inizio lui dialoga con la sua famiglia attraverso lo schermo di un computer. E c'è questo tono distaccato, freddo, lontano. Quella è un'anticipazione di quello che sta accadendo, insomma, perché, ripeto, viene a mancare tutta la componente mimica e corporea della comunicazione, che non è una cosa da poco. Poi l'altro aspetto drammatico di questa situazione è che ciò che ti viene detto da uno schermo, questa è un'abitudine televisiva prima ancora che della rete, sì. Ciò che ti viene detto da uno schermo è autoritario, cioè è verità. Gunther Anderson, molto tempo fa, parlando della televisione, aveva proprio detto questo, cioè che la televisione ha la capacità di rendere vere delle cose che non accadono. Cioè se tu vedi un cosiddetto documento, cioè mettiamo uno scontro di piazza, quello scontro di piazza viene inquadrato in un certo modo, commentato, sì. È tutto costruito quello che vedi. Però l'immagine che passa al telegiornale è percepita come verità assoluta, come verità di fatto. Tutto quello che passa in un documentario, in un telegiornale, è autoritativo, cioè è il fatto vero. Il problema è che in questo momento tutto passa con questa modalità, è tutto in contraddittorio. E allora adesso? Cioè, ma alla fine il problema vero diventa come ricostruiamo questa nostra capacità di discernimento? O cerchiamo anche di capire che tutto sommato abbiamo anche delle responsabilità nel mondo. Allora, io sono ancora marxista, ci sono alcune, no, lo sono, ci sono alcune contraddizioni di fondo che io ritengo che determinino molte delle altre, non dico tutte, ma non parlo solo di contraddizioni economiche, parlo di contraddizioni proprio nella gestione del potere, nella gestione, oltre che dell'economia in senso stretto. Però sulla superficie, l'effetto di superficie di questa incontrazione, cioè per esempio, è chiaro, secondo me, se uno va in questo momento a ragionare sulla radice di questa situazione, è evidente che questo fenomeno di capitalismo finanziario globalizzato negli ultimi 20 e 30 anni è nefasto, produce questi fenomeni, distrugge la natura, crea i virus, tra le altre cose, e va bene. Quindi la verità di fondo, che è quella che poi non si può dire, perché chi dice, chi nomina la parola capitale? L'ultimo tabù. Sì, perché sostanzialmente è la cosa più semplice da capire da un certo punto di vista, ma anche quella più indicibile normalmente, perché mette in questione delle cose di fondo. Sulla superficie c'è il delirio, cioè c'è tutto il contrario di tutto. E noi stessi, come dicevo prima, non avendo verità assolute, siamo esposti a molte oscillazioni di comportamento. L'unica cosa che mi sento di dire è che cerco continuamente di riportare questi effetti di superficie alle contraddizioni di fondo. Che dovresti esplicitare. Che dovrei esplicitare, ma la contraddizione di fondo che io vedo l'ho un po' accennata, cioè nel senso che a mio parere il capitalismo è un fenomeno di inversione continua, cioè le immagini che sono proposte alla superficie
non è che si limitano a trasporre o a tradire quello che c'è dietro le immagini, ma lo invertono. De Boer faceva un esempio molto banale, cioè la birra, rispetto, diceva lui, rispetto a 30 anni prima, lui parlava del 68, fa schifo. No, cioè nel senso, la birra era molto migliore 30 anni fa, adesso magari non è più vero, ma all'epoca, diceva lui, non si può più bere. Quanto più la birra reale fa schifo, e tanto più l'immagine pubblicitaria della birra è meravigliosa. Quindi la birra viene bevuta da persone, da ragazze splendide in bikini su spiagge tropicali, spumeggiante, meravigliosa, e via di seguito. Quindi è un problema di inversione sistematica, perché il capitalismo nel suo fondo è inversione sistematica, nel senso che è una produzione di eccesso che deve autodistruggersi periodicamente, perché questo eccesso non viene smaltito. E questo è il fondo del problema, cioè le crisi sono sistemiche e sono cicliche, perché a un certo punto la produzione deve arrivare a un punto tale che non può essere più smaltita. E per poterla riorientare diversamente bisogna distruggere il punto a cui si è arrivato. Distruzione creativa. Ma la distruzione creativa, quindi diceva Schumpeter, sì. Cioè è un'innovazione distruttrice, chiamiamola come vogliamo. E questo è un fenomeno intimamente contraddittorio. Cioè tu devi dire, consumate, producete, acquistate, e poi a un certo punto, nello stesso tempo, subito dopo, basta, siete debitori, colpevoli, insolventi, ora fate la quaresima, non consumate più, fate l'austerità. Perché quello è il momento in cui si deve distruggere ricchezza. Questa alternanza è ciclica, continua, permanente, è il fondo di quello che diceva Marx, tutto sommato, e produce un fenomeno continuo di inversione, perché tu devi dire contemporaneamente una cosa e il contrario. Cioè tu devi dire andate a consumare e poi contemporaneamente o subito dopo basta, non consumate più. Continuamente, continuamente, continuamente. Nelle psicologie individuali questa si chiama schizofrenia, doppio comando. Quando la mamma ti dice fai questa cosa, ma anche no, non farla. Dopo che tu hai sottoposto un bambino per 10 anni a questa cosa, cioè mangia la merendina, non la mangiare perché ti fa male, fate così per 10 anni e quello è pazzo, diventa pazzo. Noi viviamo in un sistema che fa questo su tutto dalla mattina alla sera. Sanità, merci, automobili, tutto, tutto, assolutamente tutto. È chiaro che siamo pazzi. Allora, però questo non è che risolva il problema. No. Ma di cosa abbiamo bisogno? Di un trauma a rovescio? Carina questa. Bravo, io ho detto prima sono marxista, poi però c'è un punto in cui io non sono per niente marxista, e cioè il fatto che non basta dire tutte le motivazioni economiche che ci sono, ma c'è una componente psichica che sfugge al controllo in qualche misura. Quando la Germania stava perdendo la guerra nel 1944, questi hanno speso tutte le ultime risorse che avevano, non per costruire armi per difendersi, ma per uccidere gli ebrei. È un comportamento totalmente folle da un punto di vista razionale. Se tu ragioni in termini di utilità, no? di manipolazione, di potere puro, tu devi dire, bene, adesso gli ebrei ci penseremo dopo. No, questi impiegano tutte le loro ultime risorse disperatamente in questa cosa, la maniera più antieconomica, più antiutilitaristica. Cioè Hitler secondo me voleva lasciare un segno nella storia e basta. Sì, però diciamo che è un segno particolarmente negativo per cui lui lo lascia. Cioè lui ha distrutto, non solo, lasciamo perdere che ha distrutto gli ebrei, che dal suo punto di vista è un merito. Lui ha distrutto la Germania, ha distrutto l'Europa, perché non si è più ripresa l'Europa. Cioè l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale è finita come peso economico, politico, eccetera. Ci sono molle psichiche profondissime, evidentemente, e nefaste che possono portare a un comportamento del genere, cioè a una pulsione di morte così profonda da superare qualsiasi considerazione economica, razionale, utilitaristica, eccetera, eccetera. Ma pure all'altezza del 33 ancora. La società tedesca è una società tranquilla, normale. Su questo bel libretto di Krakauer, impiegati,
dove si parla di signorine che vanno a lavorare, che si per assumersi si tirano un po' sulle gomme. Kerkhauer descrive quello che avviene nei caffè di Berlino. Quindi non è che poi noi abbiamo una, come se ci fosse una spaccatura, forse più complesso, anche l'immagine che rimanda, perché credo che gli ultimi studi dimostrino che era una società normale, assolutamente. Ma c'è un romanzo, c'è un racconto per la verità di Thomas Mann, che si chiama Mario e il Mago, è un racconto scritto nel 29 e racconta dell'Italia del 26. E c'è questo tedesco che va in vacanza a Forte dei Marmi e vede i fenomeni di questo fascismo nascente e si comporta da tedesco superiore, cioè questi fascisti italiani, ma guarda, questa è roba che può succedere in un popolo sottosviluppato, da noi non sarebbe mai possibile una cosa del genere. Questo siamo nel 26, cioè nel 26 ancora Thomas Mann può scrivere un racconto in cui un protagonista pensa che un fenomeno come il fascismo in Germania solo un pazzo può pensare che vinca, no? Tre anni dopo, quattro anni dopo, la situazione è quella che è. Però insomma in generale i fenomeni di massa ci sorprendono per la loro rapidità.